Eleazaro è un nome che potrebbe suonare strano, ma per molti è un nome che sempre di più sta diventando sinonimo di comicità. Al Comedy Store di Piccadilly Circus, grazie a Big Comedy UK, Eleazaro Rossi ha conquistato il palco e il pubblico londinese. Questa serata è stata incredibile, possiamo dire, possiamo usare il termine incredibile, incredibile, è stata incredibile. Un nome odiato in principio, ma poi accettato e amato, come ci racconta il comico. No, sul palco prendo abbastanza in giro i miei genitori, mio padre principalmente, mio padre che è un pochettino la figura comica della mia famiglia. Il nome che non mi è piaciuto per molti anni della mia vita, poi adesso alla fine mi sono abituato, lo porto con un certo orgoglio, adesso. Una comicità irriverente la sua, pungente, di cui si vorrebbe capire di più il processo creativo. Questa è una domanda a cui non so bene come rispondere. Come nascono? Generalmente nascono da... Allora, tanto per cominciare, non è esattamente così, nel senso non è il fulmine, non è il flash. Quello può capitare una volta ogni tanto se hai molta fortuna. Devi scrivere tanto, devi scrivere tanta immondizia, tanto letame, e se scrivi tanto c'è buona possibilità che qualcosa di quel tanto diventi qualcosa di buono, però devi scrivere tanta merda perché venga fuori qualcosa di buono. Sono creature viventi, se ne sbattono le palle del sole, completamente. D'estate, quando i telegiornali italiani, non so qui come funzionano i telegiornali, però i telegiornali in Italia, avete presente cosa dicono d'estate? Di bere molta acqua, di mangiare tanta frutta, e ricordano alle persone anziane di non uscire nelle ore più calde, altrimenti prendono fuoco. I cactus sono tutti così, ah, se ne sbattono il cazzo, se ne sbattono il cazzo del sole. Quando parlo di me stesso, parlo delle mie miserie, delle mie difficoltà, dei miei difetti, dei miei problemi di rabbia o del mio rapporto con mia figlia, cioè tutte cose anche che poi in realtà nella vita di tutti i giorni sono difficili da affrontare o tristi a volte, e poi ovviamente devi trovare il modo di rovesciarle sul palco e renderle ridicole o divertenti o questo. Un grande successo derivato anche da un grande impegno che lo vede protagonista nei teatri e in TV con le Iene, al fianco di Max Angioni. Siamo a metà tour, è stato un tour bellissimo, inaspettato, non credevo che andasse così bene, abbiamo fatto sold out in tutti i teatri, in tutte le date che abbiamo fatto fino adesso in Italia, adesso manca la seconda metà che sembra ripetere esattamente lo stesso andamento, sono molto felice, è stata una bella prova, è stata una prova molto difficile perché la sto facendo in contemporanea con le Iene, quindi c'è un impegno profuso enorme lavorativamente e di tempo rubato alla vita e agli affetti che speriamo ci torni indietro in qualche maniera un giorno. E sono felice, sono pagato, sono contento di quello che sto facendo. Ad aprire lo spettacolo, l'immancabile travolgente comicità di Luca Cupani e Tiziano La Bella. No, cosa? Dico, ma no, i Rolling Stones, no, ah, ok, dico, no, io i Rolling Stones non so cosa sono, perché io ascolto più musica rock classica. Ho detto, tipo, e lei fa, ma sai, gli 883, Max Pezzali. E io sono stato felicissimo perché allora mi aspetto, io un giorno, adesso ho tanti sogni nella vita, uno dei sogni è un giorno essere in un autogrill, vedere che arriva il pullman dei Rolling Stones, scena per un camogli, ma arriva anche Max Pezzali e voglio essere lì e voglio vedere questa ragazza che chiede a Mick Jagger se può fare una foto con Max Pezzali. E lì io mangiavo un camogli, ora Mick te la spiego dopo, ora, no, non è colpa tua, che lo so, la fama, sai, sembra, ma non. Un grande saluto agli amici di Completely TV che siete qua a Londra, spero che vi vada bene, in bocca al lupo perché chi si sposta va in un'altra nazione fa una scelta molto coraggiosa, siamo orgogliosi di voi, fate del vostro meglio, buona fortuna, in bocca al lupo a tutti.